la cosa più grande e meravigliosa in tutta la vita è l'amore. Chi legge molto la storia del mondo trova tantissime storie che raccontano grandi sacrifici che sono stati fatti per l'amore. Da migliaia di anni l'amore è stato una grande parte della letteratura, dei canti, perché è veramente la cosa più importante. Il vero amore porta a veri sacrifici. Nella storia si leggono storie di grandi sacrifici che spesso portavano a grandi sofferenze e perfino la morte, che venivano da grandi amori. Infatti, in un certo senso, si misura la grandezza dell'amore dalla grandezza del sacrificio. Più grande è l'amore vero, più grande uno è disposto a soffrire per poter amare e portare del bene. Purtroppo oggi, quando si parla dell'amore, molto spesso si parla più di un sentimento che del vero amore. Un sentimento che sembra di essere grande, ma poi cambiano le circostanze e quel sentimento sparisce. Ma non lo amo più. Quante volte ho sentito quello? Quante volte uno dichiara un amore che ti amerò per sempre e poi cambiano le circostanze e dopo un po', ma non lo amo più. Ma non era mai vero amore. Vero amore non è un sentimento, anche se il vero amore produce anche sentimenti. Il vero amore è un desiderio profondo per il vero bene che produce sacrifici. Sapere di essere amato veramente soddisfa il cuore. Quando tu sai che qualcuno ha sentimenti per te, ma solo sentimenti, non soddisfa il cuore, perché come arrivano questi sentimenti profondi possono cambiare. E quell'amore, per quanto è bello al momento, non soddisfa perché non hai la sicurezza. Spesso oggi ci sono coppie che non si sposano. Dicono di amarsi ma non vogliono quell'impegno. Ma che amore è quello? Non è amore. È amore finché sto bene con lui o con lei. Ma non è amore. E non sorrise, anche se la persona dice di amarti, nel tuo cuore tu sai che non è sicuro che ci sarà domani. No, no. L'amore che dà pace e gioia al cuore è un amore che tu sai che non dipende da te e non può finire. O che possiamo noi imparare a amare con un vero amore, ma per amare con un vero amore dobbiamo conoscere il vero amore che conosciamo in Dio. In Dio. Conoscere l'amore di Dio in Gesù Cristo è quello che soddisfa il cuore e ci permette di poter amarci. Ma per conoscere l'amore di Dio dobbiamo comprendere il nostro bisogno dell'amore. Un sacrificio vuol dire che uno fa qualcosa a grande costo, costa sofferenza a fine, perfino la vita, per produrre, ottenere un bene che serviva. Se qualcuno offrisse la sua vita per poter dare un cuore fisico per un trapianto di cuore, ma se il mio cuore va benissimo, e quel sacrificio non vale nulla per me in questo momento. Giusto? Cioè il mio cuore, di quello che so, funziona bene. E se uno dovesse dire,
Ti amo così tanto che sono pronto a morire per offrirti il mio cuore? Sì, un sacrificio grande, ma non ho bisogno. L'amore è misurato dalla grandezza del sacrificio per adempiere un bisogno immenso. E noi abbiamo un bisogno immenso. E quanto è importante comprendere questo bisogno. Ma per comprendere i nostri bisogni dobbiamo capire che Dio è santo. Dio, il nostro creatore, davanti al quale appariremo. Gesù Cristo, Dio incarnato, giudicherà tutti gli uomini, noi compresi. Appariremo davanti il tribunale di Dio. E come Dio? E qual è la nostra condizione? Sappiamo, ma dobbiamo andare oltre a sapere con la testa. Vogliamo riflettere. Isaia, uno degli uomini più santi, grande profeta, citato moltissimo da Gesù, fu permesso, Isaia, a vedere il Signore. Isaia, Mosè, la schiena, Paolo è andato in paradiso e Giovanni. Tantissimi uomini di Dio, nessuno fu permesso, tranne questo gruppetto. Isaia fa parte di quel gruppetto, un uomo di Dio, un uomo santo. E leggo le sue parole, conosciamo Isaia 6. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembri del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro, diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: guai a me! Io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Quando Isaia, questo grande uomo di Dio, vide la santità di Dio, vide Dio nella sua grande santità, capì che era un peccatore, nei guai, perché il nostro peccato davanti a Dio santissimo è una terribile offesa e nessun uomo può resistere l'ira di Dio contro il peccato. E Isaia ha capito quello. Guai a me, io sono perduto. Ma poi, per miracolo, Dio mandò un serafino, tutto quello che fanno è servire Dio, quindi sappiamo che è stato Dio, a purificare il peccato di Isaia, affinché non fosse distrutto. Ha tolto la sua iniquità, il suo peccato. E quindi, se Isaia, un uomo stra più santo di noi, fosse nei guai a causa dei suoi peccati, ma come siamo noi? Come siamo noi? In Deuteronomio 22:22, tutta la Bibbia è piena di versetti che ci fanno capire la gravità del peccato. Questo leggo. E Gesù in Matteo insegna che l'adulterio
non è solo l'atto, ma solo per il desiderio. Allora, tenendo quello in mente, leggo questo. Se un uomo viene trovato, coricato con una donna maritata, moriranno entrambi. L'uomo che si è coricato con la donna è la donna. Così estirperai il male di mezzo ai sorelli. Si vede che per il peccato che è mega diffuso, perché comprende il pensiero. Pena di morte. Pena di morte agli occhi di Dio per solo il pensiero. Quanto grave è il nostro peccato. In Esodo 19, Dio apparse su Monte Sinai, ha parlato con Mosè, ma la presenza di Dio è santità. Vuol dire che nessuno doveva neanche avvicinarsi al monte. Leggo il comandamento in Esodo 19, 12. Dio parlando a Mosè. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne l'estremità. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Solo avvicinarsi a Dio doveva essere punito con la pena di morte. Solo avvicinarsi. Perché Dio è santo e il nostro peccato è così abominevole. Solo avvicinarsi a Dio. Fum! La morte. Questo è quanto grave è il nostro peccato, il nostro scatto di ira, il nostro egoismo, il nostro orgoglio, la mezza verità. Egoismo, pigrizia, cercare gloria per noi stessi. Tutto richiede pena di morte, separazione da Dio. Questa è la realtà della santità di Dio. Romani 3:23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E poi 6:23. Infatti il salario del peccato è la morte. Separazione eterna da Dio. Che importa la vita adesso? Che importa la vita adesso, considerando che siamo sotto condanna? Giovanni 3:36, chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio, e quale comandamento ha dato il Figlio? Ravvedetevi e credete. Chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. L'ira di Dio dimora su ogni persona nel mondo che non ha ricevuto il perdono in Gesù Cristo. L'ira di Dio già dimora come una nuvola che non puoi scappare su ognuno in questa stanza che non ha Cristo. E si aspetta quel giorno che lui dice: basta, il tuo tempo è finito. A volte da giovane, a volte da vecchio, ma arriva quel giorno e chi ha l'ira di Dio sopra lui si trova senza scampo. Abbiamo tutti di natura, siamo pieni di impietà e di iniquità. In Romani 3:18-20 dichiara: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffrono la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. L'ira di Dio si rivela dal cielo. Questa è la condizione dell'uomo. E se uno sente e non si ravvede di cuore, Romani 2, ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente,
ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene, a coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione ed ira. Questo è quello che aspetta l'uomo senza Cristo, l'ira di Dio. Dio farà la vendetta. Romani 12 dice: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Dio sta tenendo in serbo, in riserva, tutta la sua ira per versare su tutti coloro che arrivano al giudizio senza il perdono. Ma no, ma Dio è buono. Ma Dio è buono perché offre il perdono adesso, ma chi rifiuta? Efesini 5:6: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Colossesi 3 parla di come l'ira di Dio arriverà su ogni tipo di peccatore. Leggo: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. E potremo prendere ore per leggere i versetti che parlano dell'ira di Dio, del giudizio di Dio, quanto grave è ogni peccato dell'uomo. E chi si trova al giudizio? Chi muore senza il perdono, non c'è scampo, conoscerà solo l'ira di Dio per tutta l'eternità, in tormento giorno e notte nei secoli dei secoli, nel lago di fuoco di zolfo. E quindi per comprendere l'amore di Dio, dobbiamo capire la gravità del peccato. Per capire il bisogno del sacrificio, dobbiamo capire il bisogno del perdono, perché siamo condannati a causa dei nostri peccati. Un solo peccato basterebbe per mandarci per sempre lontani da Dio. Quanto è santo Dio! Quindi i problemi di questa vita non sono nulla davanti all'ira di Dio. Che importa se tutti i problemi vengono risolti? Ma se tu sei ancora colpevole? Se tu sei colpevole, che importa se si risolve tutto? Se tutto va bene, Gesù dichiara che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua. O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Un buon lavoro, una bella famiglia, belle cose, ma se tu perdi l'anima per l'eternità, tormento eterno, subendo l'ira di Dio, che importa? Il problema del peccato non è un problema fra tanti altri, è in un certo senso l'unico vero problema, per cui non c'è rimedio che l'uomo può compiere, non c'è rimedio. Abbiamo bisogno di qualcosa che noi non possiamo fare. Abbiamo bisogno del perdono, da questo debito che non possiamo pagare. Non possiamo saldare quel debito, si paga tutta l'eternità. Ci serve un salvatore, ma il problema è che noi, l'unico che potrebbe salvarci è Dio, ma abbiamo peccato contro Dio. Dobbiamo capire la condizione. E poi possiamo iniziare a capire quello che ha fatto Gesù Cristo.
siamo nati e cresciuti peccatori, abbiamo scelto di peccare, eravamo in quella condizione, ci rendiamo completamente abominevoli a Dio, colpevoli davanti a Dio. Eppure, come nemici di Dio, la cosa incredibile, Dio ha provveduto una via, ma non solo una via, ma una via punendo il suo unico figlio che ama al posto di nemici come noi. Che amore è quello? Dio Padre ha fatto diventare peccato, secondo Corinzi 5. Ha fatto diventare peccato il suo figlio, caricando i nostri peccati su suo figlio santo e glorioso, per in modo che il figlio poteva essere punito al posto di peccatori. È inconcepibile. Eppure Dio ha fatto questo. Dio ha punito il suo figlio amato per salvare i nemici. Voglio leggere Isaia 53. Gesù Cristo è il figlio di cui sta parlando questo brano. E quello che voglio notare, non spiegherò tutto, ma notate mentre leggo, è il Padre, è Dio che punisce il figlio al posto di peccatori. È il Padre che carica i nostri peccati su suo figlio per poi percuoterlo. Leggo Isaia 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Ed è disprezzato. E noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure, egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti, come pecore, eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato ed umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio. E della sua generazione, chi riflette che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posta col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi
ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Amen. Che amore. Il Padre ha percosso suo figlio, ha caricato i nostri peccati su suo figlio, poi ha punito suo figlio per peccatori, nemici come noi. E non è stato solo che il Padre ha fatto questo a Gesù che non voleva, no, no. Questa è stata la scelta anche di Gesù, il Figlio. In Giovanni 10 Gesù dichiara dal 9: io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora, il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre e dipongo la mia vita per le pecore. 17. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di porla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. In Isaia vediamo che il Padre ha percorso Gesù. E qui vediamo che è Gesù che si è dato ad essere percorso per salvare pecore, peccatori, nemici di Dio. Pensate, non è buono pensare a questo, quindi per un attimo, alla persona che ti ha fatto più male di tutti gli altri. Pensate a chi ha agito con cattiveria, forse odio verso di te, ti ha fatto tanto male. Allora immagina di sacrificarti totalmente per quella persona. Questo ha fatto Gesù Cristo. Non si è sacrificato per figli, ma per nemici. Si è sacrificato per nemici. Romani 5 parla dell'amore di Dio dando suo figlio per nemici. Leggo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi. E ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno arderebbe in morire per un uomo da bene.
ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Oh, che Dio possa operare in noi per farci comprendere di più l'immensità di questo sacrificio. Sacrificio non per cari amici, sacrificio per nemici, per iniqui. O che possiamo vederci e vedere quello che ha fatto Dio in Gesù Cristo per noi, mandando alla croce, e Gesù è andato. L'amore di Dio, parlavamo dell'amore, che il vero amore si misura con il sacrificio. Non c'è sacrificio minimamente paragonabile al giusto, il Figlio di Dio. Dio prendendo forma umana per andare alla croce, caricarsi dei nostri peccati ed essere percosso da Dio per liberarci dalla nostra condanna. L'Apostolo Paolo, che ha preso da Gesù stesso suo insegnamento, prega per i credenti, quindi prega per noi, e noi dobbiamo pregare questo, prega che possiamo avere un'opera da Dio miracoloso per comprendere questo amore. Leggo Efesini 3, 14 a 21. Per queste ragioni io piego le mie ginocchia davanti al Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. E io prego che possiamo crescere noi nel conoscere questo amore. Quindi oggi è la Pasqua, è il giorno dell'anno in cui Gesù è andato alla croce venerdì e risuscitò. Dopo essere stato sacrificato per il nostro debito, ed è importante che non una volta all'anno, ma tutti i giorni ricordiamo il sacrificio di Gesù per comprendere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, perché quel conoscere quell'amore è quello che soddisfa il cuore. Conoscere di sempre di più l'amore di Dio è quello che ci dà una viva speranza a cui possiamo aggrapparci. Dio, avendo pagato il prezzo suo figlio, non smetterà di pagare tutto il resto. Romani 8,32 conosciamo molto bene. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Conoscere l'amore di Dio per noi
al nostro peggio è la base di avere la pace e la gioia. Quindi abbiamo detto all'inizio che non c'è nulla di più grande dell'amore vero, non un sentimento, ma l'amore che viene dal cuore, che non dipende dall'oggetto, viene dalla persona che ama. Non c'è amore paragonabile all'amore di Dio per peccatori come noi, che lo ha fatto mandare suo figlio. E quindi non focalizziamo sui problemi, non focalizziamo sulle ingiustizie, quando noi stessi abbiamo commesso tante ingiustizie. Non focalizziamo sulle ingiustizie che dobbiamo subire dagli altri. Non focalizziamo su benefici terreni che finiranno. Focalizziamo sull'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Pensiamo a Gesù Cristo, il buon pastore, che ha lasciato la gloria che aveva preso il Padre, è venuto in terra, ha preso l'umanità, è andato alla croce caricandosi del peccato. Pensiamo a questo. Ha pagato. Il Padre ha accettato completamente e la risurrezione ne è la prova. E allora cosa soddisfa il cuore? Che qualcuno dice di amarti oggi, ma tu non sei sicuro se ti amerà domani o no? No. Essere veramente amati è quello che dà grande gioia. Allora, le persone, anche se ci amano veramente, non è mai un amore perfetto e può finire con la morte. Ma l'amore di Dio in Gesù Cristo, nulla, nulla, nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E poi, quindi, per concludere, leggo Romani 8, pensando a quell'amore per noi in Gesù Cristo. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Grazie a Dio per il suo amore che ci ha provveduto quel Salvatore
di cui avevamo disperato bisogno. Gesù Cristo, che è andato alla croce per pagare i nostri peccati, per riconciliarci con Dio. O che possiamo giorno per giorno riflettere per vedere l'amore di Dio in Gesù Cristo. E che possa essere quello che controlla e dirige tutta la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni. Ricordare l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, che è andato alla croce, è risorto e ritornerà. Preghiamo. Padre, tristemente nel mondo oggi si parla molto dell'amore, ma spesso è solo un sentimento che arriva oggi e sparisce domani. Invece il tuo amore per noi è un amore eterno, un amore sicuro, un amore che non cambia, un amore che ti ha spinto a mandare il tuo unigenito figlio amato a diventare uomo, ad essere caricato con i nostri peccati. E Gesù ha fatto questo volontariamente per amore. E tu hai punito Gesù Cristo al posto mio e di ciascuno che è salvato e che si salverà. O Padre, perdonaci quanto spesso abbiamo scelto di focalizzare su problemi terreni che passeranno, non capendo quello che durerà per tutta l'eternità. O Padre, vogliamo guardare a Cristo, trovare la nostra gioia nel perdono, gioiendo che nulla ci separerà dal tuo amore per noi in Gesù Cristo. Siamo amati e gestisci tutto al punto che tutte le cose cooperano al nostro vero bene. Il bene che tu ci conformerai all'immagine di Gesù Cristo affinché possiamo stare santi e senza macchie davanti a te nell'amore per tutta l'eternità. Insegnaci di più queste verità, non a livello intellettuale, ma proprio incise sui nostri cuori. Grazie per un grande Salvatore come Gesù Cristo. Grazie per il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Grazie per la viva speranza che abbiamo in Gesù Cristo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.